Buonasera e do il benvenuto a tutti, alle signore, ai nostri soci. Come sempre inizio con qualche comunicazione. La prima è che desidero innanzitutto ricordare che oggi è il 117° anniversario del Rotary International. Desidero rinnovare gli auguri di buon compleanno ai soci che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana: Alessandro Zotti, Loris Temporin, Alberto Amadori ed Andrea Olivi. Buon compleanno. Si scusano per la loro assenza e non potranno essere con noi questa sera Franco Bonazzi e Carlo Crivellaro. Desidero fare altresì due comunicazioni importanti. Vi ricordo che la prossima settimana dovremmo riprendere le conviviali in presenza. Naturalmente manterremo le regole di prudenza che già tutti noi conosciamo. In particolare, l'accesso sarà naturalmente legato alla presenza di un Super Green Pass valido. Ricordo l'importanza di avere sempre di tenere la mascherina e di evitare gli assembramenti. A questo proposito si aggiunge una precauzione addizionale in più, suggerita dal nostro ottimo prefetto, molto attento, Francesco Mazzarolli, e la precauzione in più è che per le prime tre conviviali non è previsto un buffet in piedi. I soci sono invitati a prendere posto a tavola direttamente e l'antipasto verrà servito ai tavoli. L'ultima comunicazione importante riguarda, volevo appunto ringraziare i soci per l'acquisto di focacce. Sono numerosi quelli che hanno partecipato appunto alla campagna Le arance della salute promossa dall'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Chi volesse ancora partecipare, c'è tempo fino a venerdì se desiderate prenotare delle focacce. Bene, a questo punto direi che questa sera si conclude finalmente, credo e spero, il ciclo delle nostre conferenze online organizzate con l'obiettivo di continuare gli incontri del nostro club e cogliere l'occasione per conoscere meglio i nostri soci, la loro professione e le loro passioni. In particolare, in occasione della nostra ultima convirtuale interattiva, abbiamo la fortuna di poter ascoltare l'amico Mario Caracciolo. Il titolo della sua relazione, come voi sapete, è Gli strumenti per trasferire la ricchezza nel passaggio generazionale, profili sostanziali e fiscali. In questa chiacchierata tra amici, Mario ci parlerà di un argomento che vorremmo affrontare il più tardi possibile nella nostra vita, ma con cui prima o poi tutti noi dovremo confrontarci. Mario potrà fornirci suggerimenti e di consigli utili per evitare delle procedure di successione errate, in linea però con la legislazione attuale. La relazione prevede un numero molto limitato di diapositive e i soci potranno intervenire in qualsiasi momento nel caso fossero necessarie delle spiegazioni aggiuntive. Naturalmente, alla conclusione ci sarà lo spazio per le domande. A questo punto non voglio farvi perdere altro tempo, ringrazio ancora Mario e gli cedo immediatamente la parola. Grazie Mario. Buonasera a tutti, spero che tutti mi sentiate bene. Hai detto benissimo Emanuele, è una chiacchierata tra amici, non ha nessun profilo scientifico, vuole essere solamente un panorama informativo sullo stato delle cose oggi.
E dalle tue parole emergono tutti quelli che sono i timori ad affrontare questo problema, no? È notorio che parlare di successioni, di donazioni, di trasferimenti per causa di morte, per casi di incapacità o tutto quello che vuoi, non è certamente un argomento allegro. Sicuramente è una cosa che tutti dobbiamo pensare, sicuramente è un momento importante della vita di tutti, e mettere la testa sotto il cuscino non può che creare problemi. L'argomento va affrontato, va discusso, va sviscerato. Non è più, il nostro è un mondo ormai estremamente complesso. Le complessità sono all'ordine del giorno, gli argomenti sono complessi, le famiglie sono complesse, gli affetti sono complessi. Non può essere lasciato tutto alle sorti della legge di una semplice successione legittima che non fa altro che riempire il buco che noi abbiamo lasciato. E non lo può che fare in maniera generale, non lo può che fare in maniera generica, non lo può che fare in maniera assolutamente non consona al caso di specie. Ogni famiglia, ogni impresa, ogni persona ha delle sue fisiologie, ha delle sue caratteristiche, non legate tanto al carattere, ma legate sostanzialmente al rapporto che intercorre tra la persona e i beni, tra la persona e la famiglia, nel modo di intendere i voleri della famiglia stessa e le ambizioni, le scelte dei propri figli. Tutto meriterebbe, per due ordini di motivi, più attenzione da parte nostra in generale. Gli ordini di motivi sono Mario, perdonami, sì. Sono Emanuele. Alcuni soci mi stanno dicendo che hanno difficoltà nel sentire, nell'ascoltare. Io, signori, posso parlare più forte, non lo so, ma o Giovanni mi dà un aumento, oppure io non posso agire, però invito tutti quanti ad alzare il volume del proprio computer, perché ognuno di voi che state partecipando, se volete potete alzare il volume del vostro computer. E già questo penso che possa risolvere. Però avvicinandosi, Mario, ti sentiamo già molto meglio. Grazie. Adesso provo a parlare anche più forte e stare più vicino alla telecamera, che è quella col microfono. Quindi, grazie. Riannodando un pochettino i nostri discorsi. Il passaggio generazionale merita attenzione al di là dell'ovvia ritrosia da parte di tutti nel doverlo affrontare. Lo merita sia per quello che ciascuno di noi o ciascuno dei nostri padri o ciascuno dei soggetti interessati ha creato nella vita, sia per rispetto anche delle peculiarità di ogni singola persona. Non esiste, ve lo dico in assoluta sincerità, non c'è mai un caso uguale all'altro. Ogni famiglia, ogni persona, ogni gruppo familiare ha una sua peculiarità che merita veramente di essere attenzionata e di trovare una soluzione peculiare per quel tipo di situazione. Vedete, ormai nella mia più che ultra 25ennale attività lavorativa ho dedicato sempre alla valenza sociale della funzione notarile gran parte della mia attenzione professionale, sempre coniugandola specificatamente nei rapporti tra famiglia e impresa. È sempre stato il mio pallino quello di voler adeguare, modellare le volontà dell'impresa, le volontà del soggetto persona fisica, nel trovare una soluzione per il domani. Abbiamo la fortuna nel nostro ordinamento giuridico di avere due grandi filoni che ci aiutano. Da una parte quello che chiamo l'armamentario giuridico, ossia il nostro paese è, dal punto di vista giuridico, all'avanguardia negli strumenti negoziali necessari per favorire il passaggio generazionale. Dall'altra parte abbiamo un aspetto che è la molla che porta tutti verso questa meta, cioè quella fiscale. La molla fiscale in Italia è importantissima per due ordini di motivi.
In primo luogo perché siamo l'unico paese europeo dove la proprietà privata di beni immobili, soprattutto, sfiora l'80% dei gruppi familiari. In confronto gli altri paesi che possiamo paragonare i nostri per popolazione e territorio, sia Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, hanno delle percentuali veramente bassissime. Da noi quindi la fiscalità sugli immobili diventa una cosa di preminente importanza. Oggi nel nostro ordinamento giuridico nel nostro ordinamento fiscale non esito a definirlo come un paradiso fiscale per le imposte di successione e donazione. Questo perché sono veramente basse. Poi proietteremo delle slide dove faremo dei raffronti con l'Europa e ci renderemo conto del perché. Tornando un attimino ai discorsi sull'armamentario civilistico a nostra disposizione, e preannunciandovi dell'estrema vastità degli strumenti, non mi nascondo col dire che si può andare dalle cose più semplici alle cose estremamente più complesse. Abbiamo le successioni legittime, che nient'altro è il codice civile che prevede, nel caso in cui una persona non abbia mai disposto per testamento, a chi devono andare i beni in successione, chi sono i successivi, chi sono i legittimari e via discorrendo. La successione testamentaria, la riscoperta del testamento vedete, sarebbe fondamentale. Il testamento era in epoca romana, in epoca altomedievale, era lo strumento per trasferire la ricchezza. Tutti i paesi anglosassoni che a tutt'oggi applicano, come l'Inghilterra, nient'altro che una rivisitazione del diritto romano che si applicava nel foro romano, fanno del testamento oltre l'85% delle successioni, ossia nei paesi anglosassoni le successioni si devolvono per testamento, non per successione di legge. Abbiamo i patti di famiglia per le imprese. I patti di famiglia delle imprese nell'articolo 768 bis del codice civile disciplina una successione anticipata contrattuale che ha ad oggetto limitato all'azienda e alle partecipazioni aziendali. La riscoperta fondamentale dell'esecutore testamentario. E questa è una figura che ho conosciuto, ho imparato a conoscere non asetticamente dal codice civile, ma in virtù dei miei studi del passato sui trust e i master che facevo sugli affidamenti fiduciari, dove la figura del professor Maurizio Lupoi si erge tuttora come ormai è un professore emerito, ma è veramente una persona a cui devo gran parte della mia attenzione professionale, così un pochettino peculiare rispetto agli altri notai. L'esecutore testamentario, nel nostro ordinamento giuridico, disciplinato dagli articoli 700 e seguenti, è quel che resta dell'erede fiduciario di diritto romano. Voi all'esecutore testamentario potete confidare disposizioni che volete tenere riservate tra voi e l'esecutore, potete dare i poteri di vendere i beni dell'eredità, potete dare il potere di dividere tra gli eredi i beni dell'eredità senza autorizzazioni giudiziali. Vedete, c'è una norma che non mi stanco mai di riproporre, che è quella che dice che l'esecutore testamentario può essere rimosso dal giudice per aver fatto cosa che ha menomato la fiducia del testatore. Come tutti capite, non è un inadempimento classico ad un'obbligazione scritta del codice. Aver fatto cosa che menoma la fiducia vuol dire andare nel metagiuridico, uscire dall'ambito giuridico, rientrare nei rapporti umani, capire che quel fiduciario a cui tu hai, i romani parlavano di confidenza, in Inghilterra si chiama confidence, hai confidato come la tua successione deve essere regolata, come vuoi che certi problemi siano risolti all'interno della tua famiglia, non ha trattato a pesci in faccia la tua fiducia, la fiducia che avevi rimesso in lui. E questa anche per un pochettino per ritornare agli albori del diritto, che è comunque e resta il diritto romano in tutto il mondo, al di là della Cina, era la violazione della fraus, la più grande, era la frode alla fiducia, la più grande delle pene che si potevano infliggere, ed era la peggiore delle colpe, perché violare la fiducia era
una violazione di un obbligo di coscienza che trascende da qualunque altro tipo di violazione giuridica. Quindi si passa dalla successione legittima, semplice, successione testamentaria, patti di famiglia, esecutore testamentario, ai trust e agli affidamenti fiduciari nel nostro ordinamento giuridico. Siamo l'unico grande paese di diritto civile, per tale si intende un paese che basa la propria cultura giuridica sui codici istituiti da Napoleone Bonaparte durante le sue conquiste, sui codici e quindi non di tipo anglosassone, dove è possibile istituire dei trust efficienti, trasparenti, senza nessuna etimologia che ci ricordi qualcosa di vietato. C'è la via italiana del trust che si chiama contratto di affidamento fiduciario, ma non siamo qui a parlare di questo. La nostra è una chiacchierata tra amici, la nostra è per farvi riscoprire esclusivamente alcuni istituti che sono fondamentalmente abbandonati, ma che servono molto. Vi parlo della donazione con riserva di disporre, dell'articolo 790 del codice civile, della donazione a nascituri, nascituri non concepiti. Ossia, c'è veramente un grande bagaglio di strumenti. L'unico grande problema è aver voglia di affrontarli, perché l'argomento è un pochettino delicato, no? L'argomento si avvicina all'ineluttabile. Solo parlandone, no? Ma comunque devo dirvi che anche io ho in deposito testamenti che di tanto tempo fa, di gente che veniva, notare, sto morendo a 90 anni, devo fare testamento, sono là i testamenti depositati, fanno testamento, ma nessuno passa la miglior vita. Probabilmente il testamento neutralizza o allunga la vita, ecco. Potrebbe essere uno spot per fare testamenti. Se fai il testamento, allunga la vita. Bene. Quindi, da un punto di vista giuridico, vi garantisco che non mancano i mezzi per disciplinare dalla più semplice alla ben più complessa successione, famiglie con due, tre letti, con figli da due, tre, di due, tre letti, imprese in Italia, all'estero, insomma, ce n'è di tutti i tipi. I trust sono quanto di più, e l'affidamento fiduciario quanto di più tecnico e di più elastico si può avere, ma non bisogna ovviamente fossilizzarsi su alcuni strumenti, bensì cercare di trovare quelli idonei e adatti per le singole fattispecie. Ed c'è una donazione bellissima che si chiama, che è la donazione con riserva di disporre. Stabilisce il codice civile che il donante può riservarsi nella donazione alcune cose o una somma sui beni donati. Voi capite bene che il problema che oggi è latente, ma che bisogna che ce lo diciamo, è il problema dell'efficienza degli strumenti giuridici. Non basta, non è trasferire beni e ricchezze ai propri figli, ai propri parenti, alla propria coniuge. Non è quello. Il mio modo di vedere le cose sul trasferimento generazionale non è quello di porre l'accento sui beni. Bisogna efficientare gli strumenti giuridici. Sfido quanti di voi ad aver avuto notizie di amici che magari hanno trasferito parte della loro ricchezza ai figli e poi si sono mangiati le mani. E poi hanno detto: ma perché maledizione l'ho fatto? Ma perché è successo così? Ma chi me l'ha fatto fare? Vuol dire che l'attenzione di chi ha operato è un'attenzione sui beni. Nel passaggio generazionale dobbiamo fare un salto culturale. L'attenzione bisogna spostarla dal dominio del diritto sui beni, si deve passare al dominio del diritto sulle obbligazioni. Il problema dell'efficienza nel passaggio generazionale è tutto. Il passaggio generazionale è un'occasione familiare, primo, per rafforzare i vincoli familiari, secondo, per perseguire una continuità storica di valore al patrimonio familiare così come creato dai disponenti. E poi per pianificare economicamente, condividere la pianificazione economica della famiglia. Il problema non è cosa io do ai miei figli. Il problema è cosa faranno i miei figli per me nel momento in cui io sarò debole e non potrò pensare con la stessa vigoria, con la stessa intelligenza, con la stessa presenza ai miei interessi. Ecco che il passaggio generazionale rafforza i vincoli familiari. Quando il passaggio è pensato dal punto di vista delle obbligazioni, non pensato dal punto di vista dei diritti, assunzioni di obbligazioni di mantenimento, cura, assunzioni, riserve di diritti,
donazione, come ho detto prima, con riserva di disporre, ossia creare quell'equilibrio familiare che consenta a chi è disposto, non dico di tornare indietro, cosa fattibile con alcuni strumenti, ma di avere ancora il controllo non sui beni, ma sulle aspettative. I beni sono non fini a se stessi, noi ci dobbiamo rendere conto che i beni sono entità economiche e reddituali che servono per fare qualcosa. I beni sono a servizio delle obbligazioni, non sono il culmine del discorso. Ma questo è anche un mio pallino. Vedete, vincolare l'attività del donatario e fare in modo che quei beni con meccanismi reali ritornino indietro o siano dimezzati senza dover ricorrere ad alcuno né all'autorità giudiziaria, ma con meccanismi condizionanti, con meccanismi di autotutela, con meccanismi di preminenza della volontà di un terzo. È questa la scelta dell'efficientare. E questa è la scelta di fare in modo che quella pianificazione familiare diventa condivisa, senza nascondersi le difficoltà della famiglia, di ogni singola famiglia, di ogni singolo rapporto familiare, dei figli che si vogliono far perseguire con l'azienda e poi si perdono, dei figli a cui non interessa nulla dell'azienda. Ogni famiglia ha una sua peculiarità. Lo ripeto, è rimettere alla legge, è sinceramente un po' poco. Può voler dire creare situazioni di comunione ereditaria, fonti di litigi inenarrabili. La comunione ereditaria è fisiologicamente litigiosa, patologicamente quando vanno le cose bene. Non bisogna mai, se non in rapporti veramente molto, molto fondati, lasciare situazioni di comunione. Perché vedete, signori, ve l'hanno detto in tanti, amici miei, il problema è che tutti sanno tutto. Internet è un grande volano di notizie. Se io fossi con i miei due fratelli, magari risolverei tutto da solo con loro due, con una stretta di mano, un'occhiata, una condivisione verbale. Ma attorno a un patrimonio, piccolo o grande che sia, circolano, parlano altre famiglie, i coniugi dei figli, i coniugi, gli amici degli amici, cioè insomma si crea sempre un meccanismo dove la comunione ereditaria diventa una bolla esplosiva fortissima. Quindi esistono strumenti selettivi di risorse di patrimonio che consentono sicuramente di non azzerare il rischio, ma di controllare il passaggio generazionale, evitando un domani ai propri figli, ai propri fratelli, ai propri coniugi, ai propri parenti in senso lato, qualunque problematica relativa a controversie. Perché ciascuno di noi si aspetta dai nostri cari un certo atteggiamento, ma quando quel certo atteggiamento è mediato dalla patrimonialità, si perde. E lì iniziano i problemi. Io ritengo che l'argomento sia un argomento sinceramente spinoso, no? Oppure di difficile deglutizione. È un argomento parlare del proprio passaggio a miglior vita, non bello, ecco, insomma, diciamo così. Ma diventa quasi un obbligo, no? Diventa quasi meritorio per chi lo fa in tempi non sospetti. Ecco, quando già sono iniziati i problemi è inutile pensarci, ormai i problemi sono usciti, i buoi sono scappati. Bisogna pensarci quando si è consapevoli, si è coscienti, si ha la situazione nelle mani e la si può governare. E la si può governare. Quindi, per me la scelta è sempre stata, e sono le cose che faccio sempre con più volentieri, il passaggio generazionale delle imprese, delle aziende e delle famiglie, la scelta dell'efficienza. Non
Sarebbe facile proporre strumenti giuridici, donazioni, testamenti, insomma, si fa così come fanno tutti e basta, ma non è quello. È meglio, bisogna entrare nei gangli della famiglia, bisogna capire l'interesse della famiglia, bisogna capire. Io, per esempio, adotto un metodo che molti diranno sono pazzo, ma faccio fare un pensierino. Cioè, se un tizio viene da me e mi chiede: come posso fare il passaggio generazionale alla mia azienda? Oppure, vorrei fare, mi deve scrivere dei pensierini, cioè dei pensierini che riguardano non tanto i beni, ma quello che è in animo, quello che ha come principi della sua famiglia nella sua testa. Se vuole che i figli studiano, se vuole che le risorse siano destinate ai figli per una parte, per l'altra parte al coniuge, alla compagna, al compagno. Se vuole assistere i genitori, insomma, dare delle direttive di coscienza. Semplici, 4 righe, niente di che. Ma quella costituisce poi una bussola per dare efficienza nel passaggio generazionale. Quindi questa prima piccolissima chiacchierata, solo per dirvi, cari amici, che non ci sono problemi di nessun tipo nell'individuare strumenti giuridici. Siamo, non dico all'avanguardia, ma c'è tutto. Tutto quello che si vuole è possibile farlo. Siamo in un momento nel quale la fiscalità da qualche anno a questa parte è sicuramente di grande favore, di grandissimo favore. Per farvela breve, voi pensate che l'imposta di donazione in linea e successione, donazione e successione sono la stessissima cosa, lo stesso ceppo di imposta. Quindi attribuzioni a titolo testamentario o per successione o attribuzioni a titolo donativo hanno la stessa tassazione. Se l'attribuzione viene fatta in linea retta o al coniuge, sostanzialmente vi è un'esenzione d'imposta perché il coniuge, ciascun figlio ha un'esenzione di 1 milione di euro sull'imposta di donazione. Tanti figli, tante esenzioni. Laddove si dovesse superare l'esenzione e quindi la franchigia, superare il milione, la differenza viene tassata al 4%. Vedrete nelle slide le differenze che ci sono con i paesi europei. Più ci allontaniamo dal grado di parentela, più diminuiscono le franchigie. Fratelli 100.000, più avanti nulla, aumentano di pochettino le aliquote, si passa dalla linea retta al 4% per l'eccedenza di franchigia oltre il milione, all'8% dell'attribuzione fatta ad un estraneo senza franchigia. Ma la cosa importante non è tanto l'aliquota o la franchigia, ma sono le basi imponibili. Nel trasferimento dell'azienda, la base imponibile è il valore di patrimonio netto. Non è il valore dell'azienda di comune commercio venale, non è il valore nella quale abbiamo plusvalenze latenti che devono emergere, è il valore di bilancio patrimoniale netto. Negli immobili la base imponibile è data dalla rendita catastale, che al di là di casi eccezionali è sempre, e in alcuni casi di gran lunga, inferiore al valore venale. Questo per dirvi solo che la fiscalità oggi è di tutto vantaggio. Oggi, e sottolineo oggi, vedremo in una delle slide dove va l'Europa. Perché in patrimoni composti la fiscalità diventa l'elemento fondante, fondamentale. Affrontarla con un'aliquota e con una tassazione modestissima, come quella odierna, vuol dire dare più risorse ai propri eredi, semplicemente quello. Quando vedrete i numeri dell'Europa vi renderete conto. Anche gli strumenti giuridici più moderni, come i trust e gli affidamenti fiduciari, hanno una tassazione applicativa di imposta di successione e donazione.
Nei patti di famiglia, nei trasferimenti aziendali, di partecipazione e di controllo, vi è addirittura un'agevolazione incredibile, mi permetto di dire, che è un'agevolazione che consente di tenere fuori dall'imposta, quindi senza neanche l'erosione delle franchigie, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni di controllo dell'azienda laddove il beneficiario le tenga per 5 anni. Quindi, ad oggi, se noi volessimo passare, poi non so se sia costituzionalmente tanto rispettoso dell'articolo 3 della Costituzione, però questa è la legge. Se oggi volessimo passare un'azienda col semplice impegno del beneficiario di trattenerla presso di sé per 5 anni, è fuori dall'alveo dell'imposta. Non erode neanche le franchigie che stabilisce la legge. Di qualunque entità sia l'azienda, di qualunque entità sia l'impresa, di qualunque monumentalità sia l'impresa. Ora chiedo a Giovanni di cominciare a far vedere le prime slide e parliamo un pochettino di questo. Se fai partire la prima slide, Giovanni, grazie. Allora, il difficile ruolo dei padri. Parlavamo un attimo prima di aziende. Il 24% delle aziende supera il primo passaggio, questa è fonte Camera di Commercio. Il 14% delle aziende supera il secondo passaggio, il 5% il terzo passaggio generazionale. Vuol dire che al terzo passaggio generazionale 95% delle aziende sono decotte, ma non per problemi dell'azienda, ma per problemi legati al passaggio generazionale. È un dato di fatto ineludibile. L'imprenditore che non pensa al passaggio generazionale predispone l'azienda alla sua decozione naturale. Come vedete sotto, hanno scelto dei paesi piuttosto lontani da noi, però l'Italia è quella che utilizza di più la successione di padre in figlio. L'85% in assoluto. Questo cosa vuol dire? Il difficile ruolo dei padri è quello di cercare in tutti i modi di vedere all'interno del gruppo familiare, della compagine familiare, un continuatore, una persona che si faccia carico dell'azienda, un figlio che si faccia carico dell'azienda e che porti avanti l'azienda di famiglia. E questa è una tipica peculiarità italiana, no? Vincente, vincente, ma vanno fatti i passaggi generazionali, non vanno abbandonati. Puoi far andare la seconda, per favore, Giovanni? Allora, la concentrazione della ricchezza in Italia, questa è Banca d'Italia. La prima colonna, anni 90 e poi oggi. Questo per spiegarvi cosa è successo. Le famiglie con meno di 34 anni di media, diciamo tra marito e moglie, avevano la concentrazione del 18% di ricchezza. Oggi la ricchezza nazionale è al 4% per i più giovani. Dai 34 ai 54 si è passati dal 21% al 13%. Famiglie dove i genitori hanno 55-65 anni al 18% agli anni 90 ed è incrementata fino al 29%. Oltre i 65 anni si è passati dal 21% al 34%. Quindi la ricchezza all'interno delle famiglie si è spostata in maniera vertiginosa man mano che i genitori crescono, aumentano l'età, diventano più grandi. Questo vuol dire semplicemente che nei prossimi anni aumenteranno i trasferimenti di ricchezza. Banca d'Italia qualche anno fa diceva che ci sono nelle mani di circa 2.000 italiani 180 miliardi di euro di ricchezza che deve essere trasferita, che deve essere necessariamente trasferita. Puoi fare un'altra slide, per favore, Gianni? Eccoci qua. Cari signori, vi prego di guardare con attenzione e fare riferimento non tanto a Belgio, ma alla Francia, alla Germania, alla Spagna e al Regno Unito, perché sono i paesi con i quali ci possiamo confrontare
da un punto di vista territoriale e di popolazione. Perché è semplice fare confronto col Belgio, è semplice fare confronto con Liechtenstein, ma non sta in piedi. I confronti si fanno a parità di popolazione e a parità di territorio. Le aliquote in linea retta in Francia, signori, si va dal 5 al 45%, con aliquota massima del 60%. Germania 7% minimo, 30% fino al 50%. Spagna, lo vedete? Regno Unito, un'aliquota soft del 40%. Noi 4,8%. Precisando che in tutti questi paesi non abbiamo nessun abbattimento delle basi imponibili, ossia le aziende e gli immobili vengono trattati al loro valore venale di comune commercio. Questa è la realtà. E quando ho detto all'inizio della nostra piccola chiacchierata, paradiso fiscale, mi esprimevo in questi termini per questi confronti. Puoi fare un'altra per favore, Giovanni? Perché la mia paura? Perché vi dico questo? Perché da questa slide voi vedete le due grandi matrici dell'imposizione, l'imposta sul reddito e sui capitali e l'imposta sul patrimonio e gli immobili. Ora, al di là della nostra complessità e peculiarità particolare, per cui il nostro paese è un paese che ha una stragrande maggioranza di proprietari di immobili, e quindi forse sarà l'unico paese che farà difficoltà ad affrontare quelle che sono le motivazioni che vedete dopo, ossia lo favorire lo sviluppo economico, permettere la libera circolazione del capitale, evitare la fuga dei capitali all'estero, attrarre investimenti di capitale, ridurre le diseguaglianze, ridistribuire la ricchezza, vuol solamente dire spostare questa asticella dall'imposta sul reddito e capitale all'imposta su patrimonio e immobili. Questa è la tendenza europea, per i motivi che sono qui sotto riportati. Cioè, si tende in sede europea di spostare per quelle motivazioni la tassazione sul patrimonio e sugli immobili e alleggerire il reddito e i capitali. E noi siamo un'anomalia, una grande anomalia dell'Europa, in virtù di quelle regole sul passaggio generazionale e sulla tassazione della ricchezza, sulla tassazione dei patrimoni e degli immobili. Ti prego, Giovanni, un'altra. Facciamo l'esempio. Vedete sopra in alto, proposta di legge 2830 del 2015. Questo per dirvi solamente che anche nel nostro Parlamento sono state proposte delle leggi per aumentare il carico fiscale in materia di successione e donazione. Sulla parte sinistra vedete l'attuale: grado di parentela, franchigia e aliquote. Coniuge e parenti in linea retta, franchigia 1 milione, aliquota 4 oltre il milione. Fratelli e sorelle, cioè devoluzione a fratelli e sorelle, 100.000 di franchigia, aliquota 6. Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, c'è scritto LIA, ho sbagliato. Nessuna franchigia, aliquota 6, altri soggetti estranei, nessuna franchigia, aliquota 8. Questa proposta di legge del 2015, la 2830, prevedeva, e adesso andiamo dentro il quadro arancione, i coniugi e parenti in linea retta, una franchigia abbassata della metà, 500.000 euro. Un'aliquota sotto i 5 milioni al 7% e sopra i 5 milioni al 21%. Fratelli e sorelle, franchigia 100.000, aliquota 8%, 24%, parenti fino al 4 grado, aliquota 10%, 30% sopra i 5 milioni, nessuna franchigia, aliquota sotto i 5 milioni, 15%, sopra i 15 milioni, 45%. In più prevedeva l'armonizzazione sul trattamento dei titoli di Stato. In Europa non sono esenti, pagano i titoli di Stato, sono da noi che non rientrano nell'attivo ereditario. Ora, se Giovanni fa vedere l'altra, ci rendiamo conto, questo è un esempio dell'impatto, no? Questo bisogna prestare attenzione, no? Sulla sinistra troviamo la situazione della famiglia.
Muore Tizio, lascia una moglie e un figlio. Ha un cash, quindi depositi bancari, strumenti finanziari in genere per 1 milione, ha due immobili che hanno un valore di 750 mila euro e la franchigia, abbiamo detto che è 1 milione, no? Imposta zero. Perché? Moglie 1 milione, figlio 1 milione, franchigia 2 milioni, patrimonio 1 milione e 750, nessuna tassazione. Parliamo di un patrimonio importante. Gli immobili pagherà il 3% per la trascrizione e la voltura catastale, che non è un'imposta di successione, ma è un servizio. Applicando la proposta di legge che fortunatamente poi è stata abortita, moglie e figlio, due persone, cash 1 milione, immobili 2 per 750 mila euro, franchigia si è abbassata a 250 mila, secondo quello che abbiamo visto prima. Tassazione siamo di 287 mila 500. Da 0 a quasi 300 mila euro di tasse. È tutto un altro mondo. Adesso non stiamo qui a dire se è giusto o se è sbagliato, non tocca a noi dirlo, no? Magari, non so, pagare 280 mila euro per un patrimonio di 1 milione e 750, boh, giusto o sbagliato, non è quello il problema. È che se si vuole fare una successione, la leva fiscale. Si vuole predeterminare la successione, cioè si vuole sistemare in vita, la leva fiscale diventa fondamentale, diventa la leva che evita l'erosione del patrimonio. Ci dovrebbe essere un'ultima slide, Giovanni, ecco qua. Io ho un pochettino riepilogato, no? Partiamo a sinistra, tra gli strumenti, a ciascuno la sua soluzione, ecco, mi sono proprio messo in testa di cercare di trasmettervi un messaggio, se oggi può essere utile, solo questo, se oggi può essere utile, quello di trovare la soluzione giusta per le vostre esigenze, che ripeto, nessuna delle nostre esigenze è uguale all'altra. Patto di famiglia, clausole di gradimento statutarie, prelazioni statutarie, la polizza vita usatissima, tantissima, ma può essere fonte di litigi perché vi è un'inverterata abitudine di considerarla fuori dalla successione, ma è fuori dalla successione fiscalmente parlando, non sostanzialmente parlando nei rapporti tra gli eredi. I trust, l'holding di famiglia, l'affidamento fiduciario, le riserve di usufrutto, le società in accomandita, società semplice, legati, testamenti. Vedete, vi è veramente tanto. L'unica cosa che manca nel nostro ordinamento di questo, devo dire, sono le fondazioni. Perché le fondazioni nel nostro ordinamento giuridico non hanno la peculiarità e lo scopo di conservare all'interno della famiglia un patrimonio. Le fondazioni hanno caratteristiche di scopi pubblici, di pubblica utilità, no? Di pubblica utilità, scusatemi. Mentre in Svizzera, in Austria, in Liechtenstein le fondazioni perseguono anche il passaggio generazionale e la trasmissione del patrimonio. Però vi ho indicato alcuni paesi che fino all'altro giorno erano in blacklist, insomma, le fondazioni sono un accumulo di ricchezza che nessuno dei grandi paesi, nessun grande paese continentale intende avallare. Al di là di quello, se un messaggio posso mandarvi, cari signori e cari amici, è solamente quello di farvi una chiacchierata col vostro avvocato, col vostro commercialista, col vostro notaio di fiducia, cercate un pochettino di, se vi interessa, capire culturalmente affrontare il problema e quale sarebbe la miglior soluzione per tutti, nel presupposto che l'ambito, il humus fiscale odierno è di grande beneficio. Vedo che ci sono delle domande a disposizione, interrompetemi, chiedetemi quello che volete. Grazie Mario, vedo già delle domande, vedo Cecilia, a te la parola. Sì, buonasera a tutti, grazie Mario. Perché io sto proprio facendo con la mia famiglia tutta la cessione immobiliare, per cui è proprio caduta
non riesco a vedervi, non capisco perché. Ok, no, ti ringrazio perché mi hai chiarito alcune cose, alcuni sì, aspetti che noi stiamo affrontando, ovviamente, perché io ho dei genitori molto anziani, per cui io e mio fratello ci stiamo, insomma, i miei si stanno attivando per fare tutto quanto. Quello che volevo chiederti è perché non mi era chiaro, praticamente io per quanto riguarda i parenti fino al quarto grado, praticamente non c'è franchigia, è quello che ho capito corretto? Sì, non c'è franchigia, aliquota 6%. Ok, sì, e secondo la tua esperienza la normativa si adeguerà alle... la normativa italiana si adeguerà brevemente oppure possiamo stare tranquilli per un paio di anni? Ah, guarda, abbiamo passato una pandemia, stiamo per affrontare una guerra, credo che non siano proprio il periodo per aumentare le tasse. Lo spero. E comunque tieni conto che i rumors si sa sempre un po' prima, quando sta per arrivare qualche mutamento fiscale, perché incide così tanto nelle famiglie che si sa sempre prima, insomma, c'è sempre qualche spiffero di corridoio e poi si corre. Io mi ricordo ci fu qualche anno fa l'idea che questo progetto di legge che avete visto, quello del 2015, diventasse legge, e tutti i miei clienti mi chiamavano il sabato e la domenica che dovevano sistemare le cose, ma io dicevo, beati miei, figli miei, dobbiamo aspettare che ci mettano il capo a collo con le tasse, non ci potete pensare per tempo. Comunque ci si può sempre, si sa sempre un po' prima. Ecco, e poi volevo chiederti un'altra cosa riguardo alla clausola di gradimento per quanto riguarda le SPA, perché... Cioè, io che non ho mai fatto parte della vita aziendale della mia famiglia, so che all'interno dello statuto di questa SPA c'è una clausola di gradimento, per cui volevo avere un chiarimento esatto di che cos'è. Sì, allora, il gradimento è l'espressione di un organo sociale che può essere o il consiglio d'amministrazione o l'assemblea dei soci, circa l'ingresso o meno di un soggetto estraneo nella compagine sociale. Se noi la applichiamo, la clausola di gradimento, alla successione, le clausole si atteggiano in modo genericamente tale per cui, morto il socio della società, i soci superstiti esprimono il proprio gradimento sugli eredi del socio defunto per il loro ingresso in società. Il gradimento... Se mero gradimento vuol dire senza motivazione, senza causa, può essere anche oggetto di impugnativa. Laddove invece è giustificato, e tieni conto che nelle nostre società, nelle PMI italiane, sono società dove si lavora, e quindi la giustificazione è molto semplice. Io mi sono messo in società con tuo padre, perché io e tuo padre sappiamo fare, sono se che i figli di tuo padre sanno fare, no? Cioè, questa è una motivazione forte. E quindi a quel punto, se il gradimento viene negato, il erede del socio defunto ha diritto alla liquidazione del patrimonio della quota del socio defunto a valore di mercato. Quindi non a valore di patrimonio, ma a valore di mercato, quindi al valore venale dell'azienda, tenendo conto di tutte le plusvalenze latenti, di tutte le problematiche fiscali che fanno emergere ovviamente il valore reale dell'azienda per la partecipazione caduta in successione. Quindi il gradimento è l'espressione della volontà di un organo sull'accettare o meno un ingresso di un socio. Sia chiarissimo, sì. Grazie. Grazie Mario. Vedo Maristella che voleva intervenire. Grazie Maristella. Allora, grazie per la parola e grazie a Mario per la sua presentazione. Io non me ne intendo proprio di questa area, ho cominciato a pensarci vista l'età. E Mario, tu hai presentato l'ultima slide con un quadro un pochino generale, ma con alcuni termini tecnici che io non conosco. Dimmi tutto.
Ecco, magari, non so, non vorrei far perdere tempo agli altri se li conoscono già, ma se magari tu riprendi quella slide e alcune parole sono tecniche, una ad esempio l'hai appena spiegata, no? La clausola di gradimento che io proprio non avevo mai neanche sentito nominare. E se ci fai un attimino, se non faccio perdere del tempo, non vorrei, se ci spieghi un attimino e ci inquadri questa slide dicendo... Allora, hai perfettamente ragione. Scusa, perché sono tanti termini che mi sono familiari, grazie, spero magari... di non far perdere tempo. No Maricella, magari sai, io do per scontate alcune cose. Che... E tu sei un esperto, è questo. Allora, partiamo dalla prima sinistra, il patto di famiglia. Cos'è il patto di famiglia? Il patto di famiglia è una successione che riguarda l'azienda ma contrattualizzata, vuol dire che tutti i soggetti che hanno diritto alla famosa legittima, no? Cioè tutti coloro a cui la legge riserva inderogabilmente una quota di eredità, si riuniscono davanti al notaio e stipulano un contratto che ha la caratteristica di essere gratuito per il beneficiario dell'azienda, quindi come fosse una donazione, ma ha un grande vantaggio. Voi tutti sapete che le donazioni un domani, venuto a mancare il donante, possono essere oggetto, diciamo, tecnicamente di rivisitazione, perché la donazione nient'altro è che un anticipo dell'eredità. Col patto di famiglia questo non può avvenire. È per legge inimpugnabile, indiscutibile. Non si può più discutere. Questo perché l'Italia ha aderito a una... all'Unione Europea, che chiedeva dei mezzi certi per il passaggio aziendale, cioè mezzi che domani non fossero messi in discussione. Quindi si vede l'ambito familiare come se il disponente, il titolare dell'azienda, non ci fosse in quel momento. Si chiudono gli occhi e si dice: se tu oggi non ci fossi, chi sono i tuoi eredi? Legittimari, no eredi, cioè coloro che la legge riserva una quota inderogabile e legittima. Ho il coniuge e tre figli. Bene, si fa un contratto, coniuge e tre figli, il disponente assegna l'azienda a chi ritiene opportuno tra il coniuge e i figli, gli altri possono essere liquidati o rinunziare alla loro parte di legittima sull'azienda, sempre sull'azienda, possono essere liquidati dal disponente, possono essere liquidati dai beneficiari, possono essere liquidati da chi vuole. Ma la grande forza di questo atto è, di questo contratto, è l'inimpugnabilità, la non riconsiderabilità quando il disponente è passato a migliore. Così, poi ha delle criticità, ma non siamo qui a dirlo. Clausola di gradimento l'abbiamo spiegata, il diritto di prelazione. La prelazione è un essere preferito su qualcosa, cioè è la concessione a un soggetto di avere una preferenza su un trasferimento, come i soci nel diritto societario hanno diritto alla prelazione nel caso in cui uno di loro venda a terzi la quota o le azioni della propria azienda. I soci hanno il diritto di essere preferiti e quindi la prelazione a parità di condizioni. Così, in ambito mortis causa, la prelazione ereditaria consente di mantenere patrimoni riuniti. L'articolo 732 del codice civile stabilisce che se uno dei coeredi cede la propria quota di eredità a un altro, gli altri coeredi hanno prelazione. Quindi la prelazione nient'altro è, Maricella, essere preferiti ad altri. Quindi questa preferenza consente, se adeguatamente assistita dallo strumento negoziale o inserita in altre negoziazioni, consente di utilizzare tutte quelle piccolezze, tutto quell'armamentario per fare in modo di efficientare la successione. La polizza vita è quella che fiscalmente piace di più, perché è esentata da imposta di successione e donazione, è esentata dall'aggredibilità dei creditori. Torno a dire comunque che deve essere una polizza vita vera, con primo rischio, non polizze che si chiamano polizze vita, ma sono dei semplici investimenti che il disponente
briga e fa quando vuole. Poi inserite, non sono aggredibili dai creditori, attribuiscono al momento della morte al beneficiario fuori dall'ambito dell'imposta di successione e donazione. Però, ecco, ci tengo ancora a precisarlo, la polizza vita è sì esente dalla successione, ma dall'imposta di successione. Perché se mio padre, noi siamo in due fratelli, ha messo tutto in polizza vita per l'altro mio fratello e io niente, ma viva Dio, ho diritto anch'io a quella polizza vita. È evidente questo. Che poi sia fuori dalla successione non c'entra niente. I trust, cara, i trust meritano un discorso tutto a parte. Sono quelli che ho studiato di più negli ultimi 20 anni della vita ed è quello che mi piace più fare. E i trust sono, non saprei neanche come sono, è un rapporto di gestione. Anzi, ti faccio un esempio a tutti, per capire che cos'è il trust. E vi faccio un esempio da dove nasce il trust. Al di là di tutto quello che possono dire gli inglesi con fonti alla mano, cioè fonti vuol dire documenti di epoca alto medievale, si è scoperto che come tutti, qualunque tipo di aspetto del diritto proveniva dal diritto romano. Era il vecchio erede fiduciario, erede del fede commesso fiduciario. Cosa avveniva in epoca alto medievale? Voi dovete pensare che dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente è come se oggi cadessero di botto tutte le democrazie occidentali, tutte. Prima della caduta dell'impero romano d'Occidente vi erano una cultura giuridica e dei tribunali di altissimo livello che giudicavano e risolvevano le questioni dei diritti delle persone. Caduto l'impero non c'è più la basilica dove si andava. I grandi giuriconsulti romani cosa inventano allora? Siccome in quel periodo si è ritornati un po' alla barbarie dal punto di vista della tutela dei patrimoni, non c'era più il diritto, non c'erano i tribunali. Mario, non ti sentiamo. Mario, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Mario. Non sentiamo. Mario, il tuo microfono appare aperto, ma non ti sentiamo più. Hai il microfono aperto, ma non ti sentiamo. Mi senti? Ecco, sì, adesso di nuovo, forse si era... No, si era un po' disattivata qualcosa. Boh. Allora, dicevamo, nel periodo alto medievale si moriva molto giovani, quindi c'era un problema di trasmissione della ricchezza in linea retta ai figli di coloro che avevano patrimonio, perché i figli non avevano la forza, non erano in grado di difendere il patrimonio. Ecco che si inventa il trust 3.000 anni fa, no, 2.000 anni fa. Cosa succede? L'erede fiduciario chi è? È un mio amico. Io faccio un testamento a favore di un mio amico perché so che questo mio amico è in grado di risolvere le beghe del mio patrimonio, proteggere il mio patrimonio. Quindi faccio un testamento dove dico nomino erede Emanuele Cozzi. Non è né mio parente né mio figlio, ovviamente. Però Emanuele Cozzi e Emanuele facciamo una confidenza. In latino si diceva confidenza, dove gli dico Emanuele, guarda, che bisogna pagare questi debiti, questo lotto di terreno lo devi vendere, e quando i miei figli sono in grado di gestire il patrimonio, nil rimanere debet, nulla deve rimanere nel tuo patrimonio, devi dare a loro. Questo era l'erede fede commissario, da cui si sviluppano delle regole giuridiche che sono non sentit commodum, che vuol dire il fiduciario non si avvantaggia di nulla di quello che riceve, non può avvantaggiarsi, come il trustee oggi, cioè il gestore di un trust, non può avvantaggiarsi. Nil rimanere debet, nulla deve restare nel patrimonio del fiduciario, dunque i beni che ha in fiducia devono andare ai miei figli un domani e via discorrendo. Quindi cos'è il trust? È un rapporto trilaterale di gestione.
dove abbiamo il disponente che dà delle regole. L'erede fiduciario oggi si chiama trustee, che è il gestore, e i beneficiari, coloro a cui va la ricchezza, cioè è una gestione di un patrimonio tramite un terzo, oggi un terzo che fa questo di professione, all'epoca sulla base fiduciaria, ma proprio detta semplicemente. L'affidamento fiduciario è la via italiana del trust, è la stessa cosa, ma con l'utilizzo del diritto italiano, quindi il disponente si chiama affidante, il trustee si chiama affidatario fiduciario, il guardiano del trust si chiama garante del contratto e via discorrendo. L'usufrutto, Maristella, lo sai, l'usufrutto sappiamo bene, l'usufrutto è tutto nel diritto, in un diritto, in una posizione soggettiva, l'unica cosa che non può fare l'usufruttuario è quella di vendere l'intero bene, no? Perché per venderlo interamente ci vuole il nudo proprietario e l'usufruttuario. Società in accomandita, vi dà l'idea, vi faccio un esempio, no? La comandita Agnelli, per gestire, sono come la società semplice, sono quelle società di persone, non di capitali, cioè quelle società dove il socio risponde illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, che possono servire a facilitare il passaggio generazionale. Testamento è legato, la differenza, il testamento è il contenitore, il legato è l'attribuzione particolare. Fondamentalmente abbiamo la nomina di erede, nomina erede per esempio Marco Petrin, lego una somma di denaro a Giovanni Rampi. Quindi il legato è l'attribuzione particolare che io faccio di un determinato bene a una certa persona, l'erede è il mio continuatore, detto tecnicamente. Ma oltre queste ce ne sono ancora di altre possibilità, molte altre possibilità. Ma mi venivano in mente queste, amici, vi ho messo queste, ecco, insomma, che sono quelle più conosciute. La holding di famiglia, ecco, nella gestione delle aziende, la holding di famiglia è molto importante perché il passaggio generazionale si fa a monte, si fa su una società che non ha altro che partecipazioni delle altre società. Facciamo l'esempio, una società operativa che fa cavi, ecco, anziché essere direttamente detenuta dalla famiglia, dal padre, dai figli, dal coniuge e via discorrendo, è detenuta al 100% da un'altra società, che a sua volta è detenuta dalla famiglia. Quindi la società a monte gestisce la partecipazione. E quindi il controllo, si dice, è un controllo indiretto perché passa da due società. Ok? E quindi gestirla a monte è molto più semplice che andarla sull'operativo. Grazie Mario. Grazie infinite, grazie, molto più chiaro. Grazie infinite. Figurati, piacere. Grazie Mario, ho visto che Alessandro voleva fare una domanda. Sì Mario, prego. Grazie per la chiarezza. Tu hai accennato al problema delle donazioni che poi entrano in collazione al momento dell'apertura della successione, per cui se più fratelli eredi legittimari del genitore, quindi eredi necessari, si vedono attribuiti in vita delle donazioni, devono poi portare queste ovviamente in collazione al momento dell'apertura della successione. Un problema che si pone nella prassi e sul quale volevo interrogarti è quello che chi dona in vita al coniuge o a qualche fratello dei beni, poi si trova nel momento in cui dovesse chi ha ricevuto il bene venderlo, una serie di difficoltà, perché quel bene potrebbe essere oggetto di un'azione di riduzione un domani da parte di un erede legittimario, e quindi il notaio che si trova a dover gestire questa operazione deve far presente il rischio. Allora, o la cosa si disciplina prima e si pensa prima, se no può essere una soluzione quella di coinvolgere gli eredi necessari e far loro rinunciare in anticipo rispetto all'apertura della successione a quella che è l'esercizio dell'azione di riduzione? È consentito, è possibile, è una soluzione? Allora, questo è un argomento delicatissimo, Alessandro, come puoi immaginare.
cominciamo col dire una cosa: gli eredi necessari, cioè coloro a cui, cui spetta necessariamente una quota di eredità che chiamiamo tecnicamente legittima, hanno un'azione che è sì l'azione di riduzione, ma quella che crea problemi di circolazione dei beni non è l'azione di riduzione, ma l'azione di restituzione del bene. Perché? Perché la legge accorda, morto il donante, non prima, morto il donante, agli eredi necessari la possibilità di chiedere la restituzione del bene nei confronti di chi che sia. Quindi, laddove ci siano delle violazioni di legittima, e quindi con una valutazione ex post, che può anche essere fatta in buona fede, io pensavo di non violare la legittima, poi siccome i valori si conteggiano solo al momento dell'apertura della successione, quei valori non tornano più e ho violato la legittima di un mio figlio e quindi espongo quel bene a un'azione restitutoria. Quell'azione è reale, cioè se anche il donatario ha venduto ad Alessandro Calegari, poi Alessandro Calegari ha venduto a Emanuele Cozzi, poi Emanuele Cozzi ha venduto a Giovanni Rampi, io che sono stato un erede pretermesso vado da Giovanni Rampi, anche se sono stati quattro passaggi. Ok, questa è la paura nel trasferimento. Ma delle due l'una, mentre l'azione di riduzione, che è un'azione che si basa sul valore dei beni e che può essere rimediata in numerario, in denaro, l'azione di restituzione è rinunziabile in vita. Quindi, oggi come oggi, un notaio accorto, se fa una donazione, al di là di casi eccezionali, la fa in presenza. Se deve donare una casa a uno dei figli, ha tre figli e un coniuge, la fa in presenza del coniuge e degli altri due figli, i quali rinunciano ad esercitare ora per allora l'azione di restituzione, salva e impregiudicata, che non è mai rinunziabile, l'azione di riduzione. Quell'azione di riduzione però non comporta pesi sull'immobile, comporta solo il fatto che chi ha ricevuto di meno vada dal beneficiario della donazione e gli dice integrami in denaro. Ok? E quindi abbiamo stabilizzato l'acquisto. E solo così, con la rinuncia all'azione di restituzione e la negoziabilità, e riacquista negoziabilità il bene ed è libertà. Poi, al di là di quello, la prassi cosa prevede anche? Anche per consentire alla banca di vendere qualche prodotto finanziario. Le banche, vi ripeto che su questi casi la litigiosità è dello 0,5%, nulla sostanzialmente. Comunque la banca vendono anche dei prodotti finanziari che si chiama donazione sicura. Questi prodotti finanziari costano poco, quando uno deve andare a vendere e l'altro deve fare il mutuo, la banca la prima cosa che ti piazza è quello, anche se tu dimostri di aver fatto la rinuncia all'azione di restituzione, perché la banca ha un asso nella manica. Sai qual è, Alessandro? Fantastico. La banca arriva a dire a un novantenne: se tu hai un figlio naturale non riconosciuto che mi spunta, lui ha diritto alla legittima. Però una cosa che lo dice un cinquantenne è una cosa che dice un novantenne, perché ormai novantenne, vuol dire, se c'era qualcuno che doveva farsi avanti si sarebbe già fatto avanti molto bene. Comunque questo è il piccolo inciso che poi, sai, mischiando le cose, come sempre non c'è una soluzione per tutto, no? L'azione di restituzione io la faccio costantemente, la rinuncia in quasi tutte le donazioni. Poi se la banca vuole vende anche questo prodottino finanziario che è dei Lloyd's di Londra, quindi un'assicurazione importante che copre anche il rischio di impugnative da parte di tutti. Quindi grazie, massima attenzione quando si dona o si riceve in donazione qualcosa. No. Però una volta, vedi... Alessandro, cosa succedeva? Le donazioni erano ancora più convenienti, quindi da un orecchio entrava e da un orecchio usciva al donante, diceva: va, non si discute neanche che non faccio donazione, mi costa pochissimo, fiscalmente facciamo donazione. Però poi vengono dopo i problemi, no? Quando andai a rivendere, quando ti ritrovai la banca che doveva fare il mutuo e ti diceva: fermi, mutuo su questa cosa non la faccio, perché sinceramente... Ottimo, grazie. Grazie Mario. Ha chiesto la parola Roberto Guggia. Prego Roberto. Buonasera Mario, grazie per la interessantissima relazione.
In questi ultimi anni lo Stato ha istituito il meccanismo di credito d'imposta anche molto importante verso proprietari di immobili che vengono restaurati con il bonus facciate, 110, eccetera. E questi immobili sono tipicamente immobili datati, di proprietà di persone, diciamo, diversamente giovani, che sono proprietari di immobili importanti, se tralasciamo le azioni speculative di comprarsi il ruder e di restaurarlo. Allora, quando crediti così importanti, perché parliamo del 110% del valore, 100% del valore, che sono in capo a un proprietario, rimangono ancora da utilizzare e il proprietario non c'è più, quindi viene a mancare. Cosa succede di quei crediti verso i superstiti? Li acquisiscono, li utilizzano, oppure non vengono utilizzati? Dipende, vedi Roberto, da quello che succede in ambito familiare, no? La circolare ministeriale ha ampiamente chiarito che laddove l'erede accetta l'eredità, il credito fiscale è un credito che passa in eredità. Però non è mai semplice così per tutti, no? C'è chi rinuncia, o si apre la successione, il coniuge superstite anziano è molte volte portato anche a rinunziare per non fare un doppio passaggio, no? Quindi bisogna sempre valutare di volta in volta, però il credito fiscale in alcuni casi si perde, dipende quanto hai detratto fino a quel momento, in altri casi va in successione. Non c'è una regola, come dire, schedulata, bisogna vedere il singolo caso della famiglia, ecco, e che tipo di credito, perché adesso signori, i crediti fiscali sono per qualunque cosa. Compri uno split per casa, hai credito fiscale. Cambi hai credito fiscale. Qui tu, Roberto, ovviamente mi parli dei grossi crediti, ma ci sono crediti veramente da pochissimo. Sono crediti veramente legati a qualunque tipo di miglioramento energetico, anche il minimo. Comunque bisogna sempre vedere quanto hai detratto in quel momento, se ci sono eredi che accettano l'eredità e così discorrendo. Non c'è una regola. È complesso. Grazie. Sul fatto del cumulo delle donazioni ai fini della determinazione della soglia, perché istintivamente uno potrebbe pensare faccio la donazione frazionata e quindi rendo esentabile anche ciò che in realtà è sopra soglia. Ecco, questo da sempre so che è impedito dalla legge, ma volevo sentire una tua chiarificazione al riguardo. In secondo luogo, un'altra maniera per evitare anche quella pur bassa tassa di successione, si ricorre al trasferimento di titoli di Stato, che però deve sempre essere un atto di trasferimento, come dire, che scomoda il notaio, non è che si possa fare direttamente. Ecco, questi punti un po' più tecnici, ma credo anche di utilità generale, se li puoi illustrare. Grazie. Ci mancherebbe, Giuseppe. Allora, una volta non c'era nessun obbligo di citare in un atto di donazione le precedenti donazioni, no? Quindi diciamo fino agli anni 80 così si andava un po' in cavalleria, no? Quindi vi erano dei trasferimenti non coordinati dal punto di vista della soglia e della franchigia. Oggi se tu fai una donazione, Gilberto, devi necessariamente indicare se tra te e il beneficiario sono intercorse altre donazioni formali, non parliamo di quelle indirette, no? Do i soldi a mio figlio per comprare la casa. Quindi la ricostruzione della franchigia è semplice. E poi ormai l'Agenzia delle Entrate ha ovviamente una digitalizzazione tale per cui se scrivi Mario Caracciolo vedi le donazioni che sono state fatte, se scrivi Gilberto Muraro si vede quello che ha fatto Gilberto Muraro. Viceversa, per quanto riguarda il secondo quesito, che è quello dei titoli di Stato, allora la regola generale è sempre sostanziale, no? La regola dice
che le donazioni di non modico valore devono essere fatte davanti al notaio. Perché devono essere fatte davanti al notaio? Perché così l'Agenzia delle Entrate ne ha conoscenza, perché l'atto viene registrato e se io ho donato una cifra importante comincio a erodermi la franchigia, perché la franchigia è unica sia nelle donazioni che nelle successioni. Quindi se io ho donato in vita 900.000, dico per dire, muoio lasciando 110, sarò tassato per 10, perché si cumula la franchigia. Quindi l'individuazione dei titoli di Stato. Ora, il modico valore che cos'è, Gilberto? Il modico valore è una sensazione che noi tutti abbiamo in un determinato momento storico per quel che intende la comunità per modico valore. Ora, se io dovessi dire cos'è un modico valore oggi, posso dire che fino a 5.000 euro è un modico valore, 10.000 to è un modico valore, ma poi dopo, signori, spiego chiunque a dire che sono dei modici valori. Il modico valore è una donazione d'uso, è una donazione che si fa senza importanza. Già 10.000 sono soldi. Che poi lo si faccia non è vero, non lo si fa. Ma trasferire il titolo di Stato, le banche non te lo fanno trasferire in un certo ammontare se non c'è l'atto donativo, perché la banca non si presta ovviamente a eludere il fisco. Quindi se tu hai un patrimonio di un certo ammontare, vuoi anche 200-100.000 euro di titoli di Stato, tu non puoi andare in banca e dire mi fai il trasferimento di questi a favore di mio figlio. E la banca ti dice vai dal notaio, fai l'atto, vieni e poi io ti faccio il trasferimento. Al netto di comportamenti fraudolenti, ma quelli noi parliamo delle regole generali, Gilberto, ovviamente. Certo. Comunque, passando attraverso il notaio, si ha il vantaggio della non accumulabilità a fini della esenzione. Cioè, se io faccio il trasferimento attraverso il notaio di 100.000 euro in titoli di Stato, poi posso arrivare fino a 1.000.000 invece di... Assolutamente, perché il titolo di Stato è esentato. Appunto. Va bene, grazie. Però tu, certo, fai donazioni di fondi di investimento, dico, o fai donazione di uno strumento finanziario che non è il titolo di Stato, e lì ti erodi la franchigia. Certo, grazie. Mancherò. Ecco, grazie, che era una relazione interessantissima. Io ho una domanda, probabilmente non ho capito. Le imposte sulle donazioni sono uguali a quelle sulla successione o sono diverse? Sono assolutamente identiche, perché la causa e la funzione sociale dell'imposta è identica. Donazione e successione hanno un'unica tassazione, un'unica aliquota, e si chiamano imposta di successione e donazione, anche sui trasferimenti gratuiti e sui vincoli di destinazione. La donazione nient'altro è che un anticipo dell'eredità, no? Io ti dono in vita ciò che se non ti donassi ti arriverebbe perché sono passata miglior vita, ecco. Quindi è identica. Le franchigie sono uniche, quindi sì. Se io ti do 500 in donazione e poi ti arriva 500 in successione, io sempre 1.000.000 ho. Perché la causa del trasferimento è identico, sia che te lo faccio in vita, sia che ti arriva per successione. Quindi non ho 1.000.000 per donazione, ho 1.000.000, che è già una cifra piuttosto alta. E tipi di riserva di disporre, quali potrebbero essere? Lì entriamo lì ci vuole la sensibilità di chi ti progetta una donazione del genere, no? Bisogna capire la norma, cosa vuol dire riserva di disporre e soprattutto cosa vuol dire riservarsi dei denari sui beni donati. Evoca è essenzialmente l'assistenza. Io mi riservo una cosa perché io ho bisogno di quella cosa, non perché gioco col donatario. Io mi riservo una somma sui beni donati perché voglio che il donatario mi assista. Ecco che allora entrano in gioco meccanismi negoziali, donazioni particolari, anche tramite affidamento fiduciario per evitare le criticità, con cui chi dona ha una mano nel donatum. Hai una mano là, hai il controllo della situazione. Quante volte vedo in studio genitori che comprano le case ai figli che vengono a Padova a studiare all'università? Tantissimi. Ma il genitore la prima cosa che ti dice è: notaio, io ho quattro figli,
Mi sto comprando la casa a lui. Risposta, l'ho capito. Oggi gliela diamo e tra domani decidiamo se la doniamo. Cioè, ci vuole sempre il controllo per un ragazzo di 18 anni che si intesta una casa. E quindi c'è la mano, c'è l'idea di essere in affidamento. Cioè, la casa, sì, ti ho dato i soldi, sì, l'ho comprata, ma te la sto affidando, vediamo quello che fai. Ecco, all'epoca mia, un discorso del genere, a mio padre non l'avrei mai potuto fare, ma erano epoche diverse. Mi avrebbe detto, vai, vai, quando passa il miglior vita poi si vede, ma i tempi sono cambiati, non è più così, non si può più fare. Grazie Mario. Cediamo adesso la parola a Alessandra Mingozzi. Prego Alessandra. Grazie mille, buonasera. Grazie davvero per la relazione, veramente molto interessante. È un tema che ci porterà a fare gli scongiuri, ma sicuramente penso che dobbiamo pensarci un po' tutti, o perché abbiamo genitori o perché ci pensiamo noi. No, io ho avuto una brutta esperienza con la donazione, perché io invece ho comprato una casa, o meglio due appartamenti, dei quali uno dei due era oggetto di donazione, e nonostante fosse stato molto, tutto molto chiaro, oltretutto i venditori erano con tutti quanti gli eredi, e quando mi è stata venduta mi hanno fatto anche la polizza assicurativa, la banca si è comunque rifiutata di farmi il mutuo, si è rifiutata di fare il mutuo perché l'eventuale presenza di un figlio illegittimo che non era presente a quel tavolo, e forse perché la polizza non l'avevano fatta loro, proprio sulla, sì, rifiutata, c'era un appartamento che era donato a uno solo dei figli, mentre l'altro era di tutti e tre i figli. Quello di tutti e tre i figli mi ha fatto il mutuo, quell'altro non c'è stato verso, nonostante fossero presenti tutti e tre, ovviamente alla firma di tutto, non c'è stato proprio verso, e devo dire che a un certo punto ho lasciato anche andare, perché vabbè, lo potevo gestire diversamente. Questo per dire che effettivamente è molto molto strano. Io però ho due considerazioni invece diverse, no? Normalmente vedo, quando si parla di trasferimento di eventualmente della casa, no? Specie dei genitori anziani, che se è la casa dove hai abitazione, no? Si parla poi di farlo usufrutto, giustamente, no? A loro tutela. Se invece non è la casa di prima abitazione, credo di aver sentito parlare di comunque avere il diritto di abitabilità, no? Credo, cosa che invece non avevo mai sentito prima. E invece l'altra curiosità che ho è vero, no? Beati gli anglosassoni che possono fare il testamento, no? Noi abbiamo una legittima, e quindi il testamento è molto sacrificata se tu hai la legittima. Io non sono sposata, non ho figli, cioè di decidere come gestire questa cosa con un compagno, con un genitore, solo uno, in separazione di genitori, è abbastanza complicato, non lo so, ci sto pensando, è abbastanza complicato. No, allora Alessandra, per te invece non devi pensare che sia complicato, è la cosa più semplice. Ah, meno male. Fai il testamento a chi vuoi. Disponi. Ma la legittima però esiste ancora. Queste sono le figli? Ma anche i genitori? Eh? I genitori. Eh sì, ascendenti, ma nell'ordine naturale delle cose, Alessandra... No, per carità, Per fortuna sono ancora abbastanza giovani tutti e due, ma diciamo che... può anche capitare, ma tu sei in una situazione nella quale fare un testamento è... giusto, fai quello che vuoi. Infatti ci sto effettivamente pensando, molto pensando. Fai esattamente quello che vuoi. Ma poi, ecco, bisogna un po' sfatare anche un mito, no? La legittima. Non è enorme questa legittima, No? No, perché non bisogna confondere la successione legittima con la successione riservata dei legittimari, cioè di coloro ai quali la legge riserva obbligatoriamente la quota di eredità. Facciamo un esempio. Coniuge e due figli. Al coniuge la legittima è un quarto. I due figli, o i tre, i quattro, i cinque figli, hanno due quarti di patrimonio, indipendentemente dal numero dei figli, e un quarto è libero, che si chiama disponibile. E il testatore può fare quello che vuole, può darlo a chi passa per la strada. Ma vedete, il discorso, io non vorrei che sfociasse sulle regole. Il discorso è culturale, il discorso non è giuridico, i beni vengono dopo. In un progetto come il tuo,
la condivisione è fondamentale. Gli strumenti ci sono. Cioè, capisco che tu sei il ministro di te stesso. Io lo capisco benissimo come io sono il ministro di me stesso. Ma sono nudo se non mi affido. L'esecutore testamentario ti potrebbe essere di grandissimo aiuto. Perché l'esecutore testamentario è la tua amica di fiducia. È quella a cui tu confidi le cose. È quella che sta nell'amministrazione dei beni, dell'eredità, fin tanto che tu hai deciso che sia così. Fin quando le cose non sono consolidate. Ci sono tanti mezzi, soprattutto per un'ipotesi come la tua, dove l'unico spauracchio, se vogliamo dirlo così, ma è la tecnica, perdonami per la parola, sono i genitori, ma ai quali la legge riserva un terzo del patrimonio, in assenza, proprio. E non credo che i genitori farebbero una roba del genere, poi no. Poi sai, i testamenti bisogna saperli scrivere. Bisogna metterci anima. Non bisogna dire nomino erede a Alessandra Vingozzi e basta. Ma perché la nomino erede? Bisogna trasferire sul testamento l'atto più nobile che c'è. È l'atto più intimo che abbiamo. È quello con cui ci congediamo. E lì bisogna mettere la nostra essenza, quello che siamo stati in vita. Sono testamenti bellissimi. Vorrei leggere il testamento di Alessandro Manzoni, è uno spettacolo del perché certe cose vanno a certe persone. Col testamento, sin dai tempi di Giulio Cesare, insomma, il testamento è la trasmissione del nostro essere. E purtroppo noi abbiamo la ritrovia. Gli italiani proprio fanno pochissimi testamenti, pochissimissimissimi. Li abbiamo inventati noi, tutto proviene da noi, ma noi proprio ci siamo dimenticati di tutto. Ma sono pochissimi. Rispetto, ci affidiamo alla legge per poi criticarla. Verissimo. Puoi affrontare il problema, poi non è che ti devi lamentare, no? Però è normale. E comunque anche secondo me allunga la vita. No, non c'è dubbio. Io ti dico, qui adesso sono in ristrutturazione, ho le mie cassaforti piene di testamenti. Vi giuro, ragazzi, che ho dei testamenti del 1997-98 di gente che era arrivata e mi aveva detto sto per morire. E garantisco che sono ancora morti. Ma ci credo. Grazie Mario. Grazie Mario. La parola adesso a Marco Petrin, che domani mattina fa il testamento perché gli allunghi la vita. Essendo l'incoming president, dobbiamo augurargli una lunga vita. Prego. Innanzitutto ringrazio Mario, che delle sue capacità conosco già da tempo perché lo frequento per diverse cose. E volevo ritornare sul discorso donazioni, relictum donatum, quindi il fatto che rientra nell'asse ereditario. Le migliorie sul bene donato hanno un valore ai fini ereditari? Cioè io ricevo una donazione, un immobile, lo trasformo, lo miglioro, queste migliorie hanno un valore, cioè è un... Certo Marco, e allora ritornando indietro un attimo, riavvolgendo un attimo il nastro, donazione anticipo dell'eredità. Ti dono un bene che vale 100, muoio, dopo 20 anni, vale 200. Il bene viene attualizzato a quei 200.000, ma se quei 200.000 sono frutto del lavoro che ha fatto il donatario su quel bene, è dimostrabile ovviamente con fatture che cui ha incrementato il valore di quel bene, il legittimario pretermesso che ti chiede conto e ragione di quella donazione che vale 200 la può esercitare nei limiti di quello che è stato il vero valore depurato dell'apporto che è stato fatto da parte del donatario, evidentemente. E poi il donatario dice ci ho messo dei soldi, l'ho fatta nuova, ma non so come dimostrarlo. È un problema. È un grosso problema. Il valore è quello. Conserviamo le fatture, quindi. Anche oltre 10 anni. Perfetto, grazie mille Mario. Grazie Mario, non vedo altre domande. Io veramente una piccola domanda te la farei.
Intanto domattina anch'io accompagno Marco per fare il mio testamento, visto che porta bene. E volevo chiederti, quando prima facevi vedere la tua diapositiva dove parlavi di franchigia e dicevi per coniugi e parenti in linea retta 1 milione, fratelli e sorelle 100.000, questa franchigia si intende in cash o anche in beni? È solo un valore, Emanuele, perché l'eredità o la donazione può riguardare qualunque posizione soggettiva. Possiamo fare donazioni di denaro, di immobili, di qualunque cosa. La legge fissa un valore e dice: se tu in donazioni di qualunque cosa, un quadro di valore, di qualunque bene o cespite, hai superato il valore di 1 milione, cominci a pagare il 4% di imposta sulla differenza. Chiarissimo, chiarissimo, ti ringrazio molto. Vediamo. Allora c'è Francesco Baldassarri che avrebbe due domande. Prego Francesco. Microfono Francesco. Eccolo. Sì. Prego. Ecco, grazie al notaio che ci ha fatto una esposizione lucida. Allora le mie due domande sono: uno, per fare una donazione di un immobile all'estero, bisogna coinvolgere il notaio italiano per la donazione e poi il notaio dello Stato straniero per l'intestazione dell'immobile, o come funziona? Cioè, diciamo, fra Italia e Francia si applica nella successione la legislazione italiana, immagino, e poi occorre il notaio locale per... Questa è una domanda, e se vuoi ti sparo subito l'altra. Supponiamo che i due genitori siano in separazione dei beni. Allora un figlio ha una franchigia di 1 milione per il patrimonio di ciascuno dei due, quindi ha 2 milioni di franchigia. Ecco, c'è possibilità di compensare fra i due rami? No, quindi ciascuno, cioè per i figli bisogna fare giustizia per ciascuno dei patrimoni. Ok, grazie molte. La seconda domanda, la franchigia riguarda il rispettivo genitore, cioè io ho genitori in vita, magari ho 1 milione di franchigia nelle donazioni, nelle attribuzioni che mio padre può farmi, e 1 milione nelle attribuzioni alle donazioni o alla successione che avrà la mia madre. Quindi 1 milione è 1 milione. Non ci possono compensare niente, perché anche quando si fa testamento, vengono genitori a fare testamento, i testamenti sono sempre due. Non esiste il patrimonio familiare, sono due persone che dispongono dei propri patrimoni. Che poi i beni siano in comune, ognuno dispone della sua quota. E lì allora bisogna giocare bene e cercare di agganciare le cose correttamente. Invece la prima domanda tua è molto interessante. La prima domanda... Allora, innanzitutto la regola generale è la lex loci, no? La legge del luogo. Quindi vuol dire che se c'è un immobile in Francia, è inutile che venga a notare in Italia, devi andare in Francia. Perché le regole del trasferimento le sa il notaio francese, non lo sa il notaio italiano, e viceversa. Però attenzione, bisogna stare attentissimi. Intanto è entrato in vigore un regolamento, c'è importantissimo, fondamentale. La legge della successione non è più quella della cittadinanza per tutti i cittadini UE, ma è quella della residenza. È dirompente questo, a meno che non impariamo a fare i testamenti, ci scegliamo la legge che vogliamo. Perché nel testamento la prima regola è quella di poter dire: regolerò la mia successione con la legge italiana, regolerò la mia successione con la legge tedesca, e via discorrendo. Ma se io sono cittadino italiano residente in Francia e non dico niente, la successione si apre con la legge francese. Pago le tasse in Francia. Perché la regola è mutata, non più la cittadinanza, ma naturalmente, perché lo spostamento delle persone, le movimentazioni di merci ha portato alla residenza come criterio fondamentale.
ma se hai un bene in Francia e bisogna fare una donazione, quelle aliquote che ti ho fatto vedere per la successione valgono anche per la donazione in Francia. Fare una donazione in Francia è un bagno di sangue. Sì, pesantissima. Ma anche fare, e ve lo dico per esperienza, passaggi di aziende che nel patrimonio hanno beni in Francia, se quei passaggi sono fatti a titolo gratuito, lo Stato francese pretende per quel bene una porzione di tasse, con le regole loro. Perché in Francia non esiste la società immobiliare, o meglio, esiste formalmente, ma per i francesi sempre appartiene alle persone fisiche il bene, non è uno schermo. E i francesi non guardano in faccia nessuno. I beni sono a valore venale. Cioè, mi trovo a dover passare, oggi discuto da giorni, da mesi, un grosso passaggio per patto di famiglia di un'impresa che è un immobiliare, nel senso che ha 50 immobili, 60 immobili in affitto, quindi un'impresa a tutti gli effetti, uno in Francia, uno, e ha bloccato tutto quello. Perché i francesi su quel bene, che è della società, non è persona fisica, ma a loro non esiste la società immobiliare, pretendono una tassazione. È incredibile. Quindi attenzione agli atti gratuiti o alle successioni che si aprono in Francia, che la Francia è la più cattiva di tutti. Ma tornando, mi introduco. Se invece si è residenti qui, e si ha il bene in Francia, la successione italiana. Ah, vabbè, questa attenzione, la successione è regolata dalla legge italiana, ma il bene in Francia non è tassato con le regole italiane, è tassato con le regole francesi. Certo, e poi il valore anche a livello di successione, diciamo. Certo. Perché vale la legge del luogo dove si trovano gli immobili. Sì, sì. Quindi com'è valore questo importante? E voi pensate, signori, se noi potessimo imporre viceversa ai francesi l'applicazione per beni nel loro territorio e loro nel nostro territorio delle loro regole, non funziona così. Cioè la successione è regolata dalla legge italiana perché uno muore residente in Italia, ok? Ma se ho un bene in Francia, le regole sono francesi per la successione di quel solo bene, il restante è tutto in Italia. Vabbè. Grazie. Grazie. Solo per il bene in Francia, ok? Quella è... I francesi bisogna stare attenti. E non c'è verso, eh? Non c'è verso. Non si può discutere con loro. Quello è... Il bello sa cos'è? Che se tu vendi quel bene che hai o fai la donazione, e se lo vendi, intanto il notaio francese trattiene i soldi. Perché? I soldi li dà al venditore solo quando ha verificato che il venditore non ha nessuna pendenza con col comune, con la provincia e con lo Stato francese. Sì, sì, è vero. Se tu dici, ho una multa con la macchina, aspetta, li leviamo da là, e poi ti danno il resto. Ma ha preso la multa, così è. Senza bisogna stare attentissimi. Beh, grazie Mario. Adesso ha chiesto il microfono per una precisazione Gabriele Donà. Prego Gabriele. Microfono Gabriele. Sì. Buonasera. Complimenti a Mario, al notario Caracciolo. Ma più che una precisazione, volevo fare una chiosa finale che avrebbe costituito, se vogliamo, il passaggio di testimone ideale fra la relazione di Mario di oggi e la mia di mercoledì prossimo, perché volevo fare appunto una chiosa circa l'esistenza del regolamento che Mario ha ricordato. C'è un regolamento comunitario molto importante, il 650 del 2012, che detta le regole per individuare il giudice competente e la legge applicabile alle successioni motis causa che abbiano un carattere di transnazionalità. E quindi mi piaceva l'idea di segnalare questa cosa, se non che la domanda
originata da Francesco e la risposta che Mario ha dato hanno già introdotto l'argomento. Comunque è un regolamento molto importante, come Mario ha sottolineato, e l'elemento centrale, la chiave di volta, è proprio quella della residenza, ecco, aggiungerei, abituale del defunto al momento del suo decesso. Quindi il giudice competente e la legge applicabile sono quelli della residenza abituale al momento del decesso, salvo la possibilità per l'interessato di determinare una legge diversa, che è quella della cittadinanza, ma sono casi, cioè è la, come dire, l'eccezione, e quindi va espressamente prevista con le formalità necessarie. Ma la chiave di volta, giustamente Mario ha ricordato, e non poteva essere diversamente visto che l'esperto è lui, è la residenza abituale del decuius. E questo è molto importante anche per rispondere alla domanda di Francesco circa l'esistenza di beni mobili o immobili, ma ci sono anche i mobili che possono essere altrettanto importanti, sparsi al di là del nostro confine. Tutto qua. Ovviamente, per continuare, completare il collegamento ideale con la mia relazione, chi ha l'ultima parola interpretativa su questo regolamento è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulla quale mi soffermerò mercoledì prossimo. Grazie dell'attenzione. Grazie Gabriele, non vedo altri interventi e quindi a questo punto, dopo 55 minuti di domande e di interventi che dimostrano il livello proprio di interesse che hai catturato, caro Mario, desidero davvero ringraziarti per la relazione molto interessante e anche per lo scambio di appunto domande e risposte con gli amici soci. Desidero anche assolutamente ringraziare il nostro validissimo segretario Giovanni Rampi, il nostro prezioso regista che ha permesso una conduzione delle serate sempre perfetta. Penso che siamo tutti d'accordo. Giovanni, ti chiederei di, se puoi, presentare la diapositiva che fa vedere un po' il programma, per ricordare che vi do quindi, Giovanni, bravissimo Giovanni, vedo qua che stanno arrivando molti messaggi che in qualche modo rinforzano il mio messaggio. Giovanni, allora, per questa diapositiva ricordiamo che l'appuntamento, come ha detto Gabriele pochi minuti fa, e per tutti la prossima settimana si riprende, se Dio vuole, in presenza con una relazione del socio Gabriele Donà, il 2, il titolo della relazione è Il primato del diritto europeo ed il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Poi, già che ci siamo, proseguiamo con gli altri appuntamenti del mese. Abbiamo il 9 di marzo, sempre in presenza, sempre allo Sheraton, il 73° anniversario del club, dove verranno ricordati alcuni dei service più importanti degli anni passati. Il regista della serata sarà Paolo Giaretta. Il 16, una serata molto importante che siamo riusciti a rimettere in calendario, e la serata in presenza sempre allo Sheraton, con la presenza di Don Dante Carraro, il direttore del QAM, vi ricordo, il service principale dell'annata. Il 24, invece, attenzione, è un giovedì, abbiamo una serata che invece viene cortesemente offerta dal socio Giorgio Agugiaro. Questa serata di giovedì sarà presso la trattoria da Iseo a Torreglia, è una serata a base di cacciagione, che però, per chi non mangia carne da cacciagione, potrà avere accesso a carne normale. In quella serata avremo due altri eventi importanti, organizzeremo una lotteria per la Rotary Foundation e avremo anche una presentazione del socio Daniele Fabris, che ci parlerà della storia della clinica ortopedica di Padova. E infine
il 30 marzo, quindi abbiamo un mese di marzo molto intenso, ci rivedremo ripetutamente. Il 30 marzo, un mercoledì, avremo una relazione presso lo Sheraton di un relatore importante che è il primario dell'anestesia e rianimazione dell'ospedale di Castelfranco, che ci parlerà tra la vita e la morte diario di un rianimatore. E con questo ringrazio ancora Mario per la bellissima serata, il bellissimo intervento, ringrazio tutti voi per la partecipazione fino all'ultimo. Eravamo a 41 e Mario fino all'ultimo sono rimasti in 41 le persone presenti, proprio a testimonianza dell'importanza e di quanto sia stata gradita la tua relazione. Ancora grazie a tutti voi e vi do appuntamento alla prossima settimana in presenza allo Sheraton. Grazie a tutti. Giovanni, vai.